al 12%, si attesta in terza posizione, fanalino di coda della classifica, ma vediamo quello che potrebbe succedere. Intanto Federico è al 20% in seconda posizione, Simona Taglia al 67% sulla scia di una Beatrice Luzzi che ovviamente ancora non è votata per nulla perché è già in finale e aspetta i suoi diretti avversari. Di chi si parla? Attenzione, perché avevamo già preannunciato che Massimiliano Varrese poteva essere un possibile finalista e infatti lo è diventato proprio ieri sera. E proprio ieri sera, incredibilmente, Garibaldi ha perso per pochi punti percentuali. Ma attenzione, perché ci sono nuove prospettive che si aprono. Per Lavatiero potrebbe essere una possibile finalista insieme a Garibaldi, che abbiamo visto un pubblico molto accentuato fuori dalla casa. Chi sono gli altri possibili finalisti? Greta e Sergio. Di loro due ovviamente non si è parlato molto, ma nell'ultimo periodo hanno guadagnato tantissimi punti percentuali e proprio Sergio ha vinto ieri il televoto e potrebbe essere in grado ovviamente di portarsi in finale con estrema facilità. Bisognerà vedere cosa succederà adesso, anche perché la situazione si sta cominciando a fare molto scottante per tutti. Dopo Massimiliano Varrese, quindi, chi sarà il prossimo che approderà in finale? Amici di Nova News 24, intanto vi diciamo proprio che giovedì ci saranno altre eliminazioni, altre due probabilmente, o anche tre, e poi ci sarà ovviamente il quarto finalista. Una puntata, quella di giovedì, dove sicuramente verranno anche eletti altri finalisti, quindi probabilmente ci sarà anche il quinto e il sesto finalista. Bisognerà vedere quanti Alfonso Signorini vorrà portare nell'ultima puntata, se 5 o 6 persone. Ma attenzione, perché tutto può ancora succedere, tutto può ancora cambiare. Il Grande Fratello chiude quindi questo suo anno con tantissimi colpi di scena che sicuramente vedremo nella prossima puntata. Intanto teniamo aggiornati i sondaggi. Per il momento vi diciamo Alessio Falzone fuori dalla casa, e sarebbe solo una cosa positiva per lui, che non vede l'ora di riabbracciare la sua Anita. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.